Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 21esimo episodio della Crazy Locca Pokémon Nero. Perché ci troviamo qua, signori miei? Perché nello scorso episodio ci è stato detto di cercare il Chiarolite proprio al castello sepolto. Quindi, signori miei, siamo pronti per entrare. Il team, come vedete, è rimasto praticamente invariato, se non per uno o due livelli che ho aumentato, sia quello di Latios sia quello di Electabuzz, credo. E niente, addentriamoci, vi invito a lasciare un bel mi piace per questa serie e un commento rispondendo alla domanda del giorno. Detto ciò, proseguiamo, ora dovrebbe arrivare, esatto, aspetta Creepy. Ho scelta per caso. Quello è l'ingresso del castello sepolto, giura. Però Creepy mi sorprendi, l'hai raggiunto prima di me. Zio, sei lento, sei Tiago Motta e Montolivo fusi assieme. Posso andare? Grazie. Ok, allora, siccome abbiamo già fatto la nostra cattura, attiviamo subito un bel repellente. Repellente che non deve mancare mai nella vostra borsa, solo da Media Shopping. Miracle repellente. Ok, questa è la droga che fa il suo effetto. Qui c'era qualcuno da sfidare, tipo te. Ho due fossili di Pokémon, ma sono così pesanti, vuoi prenderne uno? Ma certo, ci mancherebbe. Fossil più, ma tanto ragazzi, non sono randomizzati. Mi sono confrontato anche con Rocket e sono abbastanza sicuro che non lo siano. Grazie per farmi passare. Tra l'altro, ragazzi, a proposito, Verdanio. Ok, ciao. Gekis mi ha avvertito di quanto tu sia forte. Ora vedremo se aveva ragione. Prova a sconfiggere noi del Team Plasma. Ah, ok. Perfetto. Mentre li affrontiamo, ragazzi, vi devo spiegare una cosa. Perché è sorto questo dubbio, soprattutto nella Crazy Lock di Rocket, che se non l'avete vista vi invito ad andare sul suo canale che si trova in descrizione per potervi godere un'altra Crazy Lock. Ragazzi, a parte che a me non succede mai perché la maledizione delle evoluzioni è sempre presente, ma io le evoluzioni non le posso annullare, non avrebbe senso. Se un mio Pokémon noto che, intanto qua pirolancio, se un mio Pokémon noto che si sta evolvendo in qualcosa di brutto, non posso annullare l'evoluzione, perderebbe il senso. Intanto abbiamo devastato questo qua. Quindi ragazzi, non si può fare una cosa del genere. Nelle regole della Crazy Lock c'è anche che, oddio Empoleon, che non si possono bloccare le evoluzioni, così chiarisco questo dubbio. Ok, ora, caro mio imperatore, tu eri il mio Cesare nella Crazy Lock. Tu cuoche Cesare, fili mi. No, che poi non era Cesare, era brutto, ma che cazzo dico. Vabbè, questi qua sono i dubbi storici del Creepy. Funesto vento ti farà del male, vero? Ti prego. E, ok. Pensavo peggio, caro Electabuzz. Mi sorprendi, intanto questo qua continua a fare gelamondo. Ma noi ragazzi siamo di tipo lotta, cosa ci fanno il ghiaccio? Noi siamo potenti contro il ghiaccio. Ciao Empoleon, è stato un piacere. Cioè, in realtà no, Slowking. Ok. Slowking, beh, direi di tenere Electabuzz, perché no? Tra l'altro, ecco, su Electabuzz, anche qua mi sono confrontato con Luke e siamo giunti alla conclusione che per evolvere no, metronomo no. No, cioè, sì, però cazzo. Ok, tranqui. Pensavo che si ricaricasse. Comunque, ciao Slowking. Electabuzz, ragazzi, si evolverà con l'elettritore facendolo salire di livello. Adesso il problema è trovare l'elettritore, a meno che non sia nascosto in una delle bacche che trovo di solito. Qua penso di dovermi buttare con calma. Ripeto, a meno che non sia nascosto nelle classiche bacche, è un po' difficile da trovare. Bandana. Immaginatevi se minchia trovavo l'elettritore qua, si partiva alle risate. Ok, allora, Electabuzz, rimani te con calma davanti e iniziamo ad affrontare tutte queste belle reclute. Vediamo tu cosa hai da offrire, cara mia. Ehi tu, perdi un po' per fare contenti i miei Pokémon su... Perché? Ma tu non eri quello che voleva evitare la sofferenza dei Pokémon? Non mi ricordo. Sì, poi proprio per far contento un Fungus serve proprio... Ora che mi faccio sconfiggere da un Fungus, raga, cioè ho già 400.000 iscritti. Allora, Pirolancio. Ciao bel funghetto, è stato un piacere, non ti ho fatto assolutamente nulla. No, sostituto, sarai pure infame. Allora adesso vado di Vorticerba e soprattutto vado di velocizzatore. Ma come non è effetto? Dai, non puoi essere anche tu di tipo drago, scandalo. Funesto vento, tra l'altro, non è effetto, è tipo normale. Normale drago? Spargi spora, ma io ti spacco la faccia. Drapion, ok, meglio ritirare l'Electabuzz. Mandiamo Carracosta, raga. Bastardo Fungus, hashtag Fungus bastardo. Tanto ormai sapete che non ve lo so più neanche a dire. Dobbiamo lanciarlo un hashtag episodio. Ok, ti faccio un legnicorno, mi fido. Sempre con quel verso bruttissimo. Non è molto efficace tritartigli, suca.
Evita l'attacco, bravo Carracosta, ti voglio così. Palla ombra, ma Carracosta non ha un buon attacco speciale, se non ricordo male. Quindi forse ho fatto una cagata, ho fatto una... No! No! Sì, ok, non ha difese. Calma, calma tutti. Ok, forse avrei dovuto ritirarlo, però questo Drapion qua c'ha l'attacco negativo. Ok, bravo, fai tritartigli che sei stupido nel cervello. E poi ti faccio un veleno denti e vai a casa. Che infarto! E sta merda qua era di tipo acciaio, pure lui. Oh Gesù, l'ho vista malissimo. Ok, allora curiamoci Pokémon nel frattempo. E ragazzi, tra l'altro ho notato che la mia intro cantata dell'episodio 19 vi è piaciuta davvero tantissimo. Cioè, non è vero in realtà, ho ricevuto 4 dislike e lì capisco, è giusto che sia così, me lo sono cercata. E vabbè, a parte sta cagata, curiamoci l'Electabuzz. Non ho più dolce gatto, ma che peccato. Qua io non so cosa devo fare però, ad essere sincero, mi sa che devo andare di qua. Ok, qua però ci sono delle scale, aspettate, voglio esplorarlo un po' sto luogo perché no, questa cosa qua è inutile come poche. Ok, ciao. Immagino di non poterti evitare, grazie. Ok, vediamo un po'. È impossibile cambiare il mondo senza causare un po' di sofferenza. Vedete che siete contraddittori come lo schifo, ma neanche l'aporia del divenire era così contraddittoria. Questa qua è per pochi, soprattutto per quelli che studiano filosofia. Ariama, perfetto, non mi ricordo mai il tuo tipo però. Allora, mi gioco un pirolancio, così a intuito, magari sei di tipo erba coleottero, non gli ho fatto niente. Magneta scesa, no, però se faccio due volte pirolancio sono stupido nel cervello. Allora, se pirolancio non è andata bene, oddio, pirolancio è fisica o speciale? I dubbi, speciale. Io cos'ho di fisico? Solo inseguimento. Bene, ok. La soluzione è Electabuzz ritorna. Mandiamo Sousback e facciamogli, boh, non lo so, un legnicorno gli faccio. Cosa devo fare? Bolla, mi farai sicuramente un male assurdo. No, però mi diminuisce la velocità, farai schifo. Ok, Sousback, facciamo... Non ha effetto su Ariama, è di tipo spettro. Io non ho più parole, però almeno ho urto scuro. Urto scuro che ti farà male. E mamma mia, Sousback potenza proprio. Sousback potenza. Electabuzz 42. Rosico, perché ho bisogno dell'elettritore per evolverlo. Col culo che ho lo ottengo quando sarà morto. Mimica. Mimica. Gran mossa comunque, sì sì. Tra l'altro lì si trovava palla ombra nel gioco ufficiale e adesso no, ho sbagliato nella vita, ho sbagliato a nascere, non ho sbagliato sabbia mobile. Chissà dove finisco, mo. E cosa vuol dire sta cosa? Tritti perle, anche queste qua non faccio altro che trovare tritti perle, non ho parole. Ah, ma ciao. Ah, ok, mi sembrava strano che fosse la strada giusta. Perfetto, mi sa che mi devo rifare tutto. Tra l'altro, ragazzi, dove sono? No, che sbatti! Ok. Dovrebbe essere giusto? Sì. Ok. Dicevo, non so se riuscirò ad andare fino a Boredupoli, perché sinceramente, ragazzi, questa parte di gioco io l'ho rimossa. Cioè, mi ricordo che ci sono le reclute, ma io non so neanche se alla fine qua dobbiamo affrontare un boss, un qualcosa. Vai, Tristian! Dastax! Dastax! Che hai rubato al Team Rocket nel frattempo. Che buona la coca. E boh, ti faccio un vorticerba ignorante. Cosa devo farti? Cinesi! Cinesi, questo è razzismo, caro mio Dastax. Meriti di morire. Vorticerba e... Ok, perfetto. Ottimo lavoro, Electabuzz. Cinesi, va bene, ho capito che sei made in China. Adesso ritorna al tuo paese. Tra l'altro, ragazzi, non so se avete sentito quella curiosità che, tipo, in Cina hanno cambiato il nome dei Pokémon e quindi è successo un casino. L'antiscottatura, che nel deserto calza a pennello, nella mia borsa calza a tempera, diciamo, ecco. Non so se mi sono spiegato, ma comunque direi che oltre ad andarmene in questo preciso istante proprio da questo corpo e andare in una dimensione trascendenziale... Posso anche sfidare questa recluta. Beh, lei giustamente non cade nelle sabbie mobili, ma riesce comunque con una nonchalance incredibile a passarci attorno.
Ciao Tristian, tanto ormai ho capito che vi chiamate tutti così, vediamo un po' cosa sei in grado di fare. Crustle, questo qua è il tipo drago, è il Pokémon che ho imparato a essere di tipo drago perché raga, ormai e giustamente non ho mosse. Acquapatto. Vai via. Electabuzz, hai capito tutto. Acquapatto, raga, è una mossa che non ho mai capito, cioè di cui non ho mai compreso l'utilità. Adesso ti faccio inseguimento, no, sonnifero no, caro mio. Mamma mia, Electabuzz è la sua potenza. Suicune, che palle. È la terza volta che lo incontro in sto gioco, Suicune. Inseguimento. Se non ricordo male, non dovrebbe avere mosse, cioè non dovrebbe avere delle buone difese, quindi forse pure con le statistiche aumentate. No, non gli ho fatto una sega. Bene così. Proviamo un pirolancio a sto punto. Bora. No, eh. No, eh. Non succede. Ok, perfetto. Meno male, raga, che Electabuzz ha le Volcondensa. Io sono del parere, ok, delle difese speciali inguardabili, sto coso. Io sono del parere, ragazzi, che Volcarona è la Madonna! Dicevo, sono del parere che Electabuzz è stato salvato più volte dalle Volcondensa. Allora, Volcarona, proviamo un pirolancio così, su due piedi. Mi sono bagnato i pantaloni. Dio buono, finito a questa parte, devo pure andare a cambiarmi. Che bello! Questi qua sono i fail del creepy. Comunque con questo pirolancio tu proprio... Cioè ciao nel senso. Brutto colpo addirittura. Electabuzz Acab. Livello 43 per lui. Adesso lo sostituiamo perché sta diventando overlivellato rispetto agli altri. E mettiamo davanti il buon Chaimeko, ragazzi. Il buon Chaimeko che è risaputamente il Pokémon più forte del Pokéuniverso. Ma veramente. Dai ti prego, dammi l'elettritore. Super pozione, ok, c'ho pure le iper, però grazie. Dovremmo essere quasi arrivati, forse c'è quella coppietta ignara di... Esatto, ci siete proprio voi. E c'è Imeko e Miss Magius, va bene, mi sembra una coppia più che onesta, ragazzi. Tra l'altro forse mi viene in mente che, esatto, non è una battaglia in doppio. Sono stato trollato malissimo. Allora, un'altra recluta bellissima. Sono tentato di accendere il riscaldamento, ciao. Il condizionatore, però poi si sentirebbe casino nel video. Quindi soffrirò per voi, lo faccio solo per voi. Golbat contro Chaimeko. Io ti faccio uno psichico stabbato ignorante. Spero che tu vada a codacciaio. Ok, non dovrebbe essere un problema. Esatto, ottimo lavoro, Chaimeko. Psicoraggio e ci saluti. Si spera. No. Ok, basta che fai precedenza, vuol dire che fai psichico. Vuol dire che fai psichico, vuol dire che mi fai male, quindi vattene. Olè. Licky, questo qua, raga, se non ricordo male era di tipo drago. Cioè no, non ricordo male, sono sicuro che sia di tipo drago. Probabilmente finita questa Crazy Lock. Finita questa Crazy Lock avrò dei problemi nel ricordarmi i tipi normali dei Pokémon. Quindi se farò una Nuzlocke dopo questa qua andrà addirittura peggio. Localizza. Ci scrive la vita, localizza. Na, non so perché mi è venuta in mente Ricky Martin. Però, si sa, la vita è triste a volte. Non sto dicendo cose senza senso, non riesco a comprendere. Non la facciamo passare liscia a chi la pensa diversamente da noi. Fatela passare ruvida, non vedo il problema. Allora, cara mia recluta. Pure tu, finora non ho avuto troppi problemi. Quindi adesso tu, Carracosta, attenzione, mi copia XD venduta. Venduta. Perché era una femmina la recluta, se non sbaglio, sì. E era di tipo roccia, Carracosta, quindi breccia. Giusto? Giusto che vai a casa. Non gli ho fatto niente. No, Nero Pulsar! Carracosta cos'è? È forte in attacco fisico, sì. Chaimeko, occhio. Torna. Nero Pulsar, chi cazzo può reggerlo Nero Pulsar qua da me? Nessuno, facciamo tutti cagare. Allora, fatemi ragionare. No? Aspettate, giochiamocela così. Raga, cazzo, Carracosta è un Pokémon completo, non ha praticamente debolezze. Miss Magius con Surf, ragazzi. Miss Magius con Surf può veramente fare grandi cose. Nero Pulsar, Miss Magius dovrebbe reggerlo relativamente bene. Ok, e Surf. E se tutto va come deve andare, questo Carracosta va a casa.
Speriamo perché... Via, mi hai fatto prendere un infarto assurdo su Ceimeco. Ok. Ceimeco, livello 42 nel frattempo e non impara nulla. Milotic, rimani te, Miss Magius. Fammi vedere di cosa sei capace. Fammi vedere che questo etere lama non sarà invano. Erba patto, ci manca solo fuoco patto. Ok, adesso ti provo a fare un surf a sto punto. Vediamo se fa un pochino più di etere lama. Spero proprio di sì, perché altrimenti sarebbe un problema. Addirittura super efficace questo Milotic, ci saluta allegramente. Cioè, non tanto allegramente perché è morto, però insomma ci saluta e basta. Ecco, diciamola così. Scendiamo queste bellissime sabbie mobili e dovremmo trovarci. Ok. Ciao Comor, perché non ti sei rotto una gamba? Finalmente ci siamo. Ehi, venite da questa parte, qui vicino a me. Ma guardatevi, tutti qui al gran completo. Ce la state mettendo davvero tutta per risvegliare Reshiram, il secondo drago. Mi dispiace deludervi, ma purtroppo il Chiarolite non è qui. Ad ogni modo, complimenti Creepy. Il nostro sovrano ha scelto te. Se desideri un mondo in cui convivono uomini e Pokémon, dovrai guadagnarti la stima del secondo drago leggendario e poi sfidare il nostro sovrano. Se non lo farai, il Team Plasma rapirà il Pokémon e lo libererà dal gioco umano. Era al plurale la frase. Liberarli? Come puoi essere sicuro che questo sia ciò che vogliono i Pokémon? Voi del Team Plasma non siete altro che dei ladri. È inutile che vi nascondiate dietro a paroloni come libertà. Ma guarda chi abbiamo qui. Nardo, il campione. Campione che anni fa, dopo aver perso l'amato Pokémon a causa di una malattia, ha abbandonato la Lega Pokémon nelle mani dei Super 4, per andarsene tranquillamente a Zonzo per la regione di Unima. Da quanto tempo non fai una lotta vera? Ma soprattutto, pensi che uno come te sia in grado di difendere questo mondo dove uomini e Pokémon vivono insieme? Il nostro sovrano mostrerà agli abitanti di Unima che la sua forza è di gran lunga superiore a quella di un campione che imprigiona Pokémon, come un tempo fece l'eroe fondatore di Unima. Il sovrano prenderà il comando al fianco del Pokémon leggendario. E allora ordinerà a tutti gli allenatori di rimettere in libertà i loro Pokémon. Per questo grande momento, è già pronto un palazzo, degno del sovrano e del suo leggendario Zekrom. Non ci contare, non perderò. Mi batterò per tutti gli allenatori che amano i Pokémon e per tutti i Pokémon che credono nei loro allenatori. E pensi che il nostro sovrano sia interessato a lottare contro di te? Se proprio vuoi saperlo, dai già per scontato che ti sconfiggerà. E ti ha lasciato qui per dirmi questo? Aveva voglia di prendermi in giro? Al contrario, l'ho fatto per gentilezza. Non voleva che tu, il campione, ti facessi del male inutilmente. Anche se a me non dispiacerebbe certo essere testimone dell'istante in cui le tue speranze verranno infrante. Non ho altro da aggiungere. Addio. Tiraglielo un cazzotto anziché spostarti, anche te, Creepy. Nardo, che cosa facciamo adesso? Non mi resta altro da fare che tornare alla Lega Pokémon e lottare contro N. Anche se Gekis potrebbe aver ragione. Piuttosto, che cosa possiamo fare con il Chiarolite? Nardo, che ne dici di andarcene da qui intanto? Hai ragione, andiamo, qui si fatica a respirare. Ok, sì, questa parte del gioco non prevedeva scontri con boss vari. Non ho parole. Questo è davvero inaccettabile! Cosa vorrà mai N? Forse intende dimostrare di essere nel giusto facendo lottare i due Pokémon Drago in una sfida all'ultimo Pokémon? L'Interpoke sta squillando e, signori miei, adesso si sbloccherà una delle più importanti incognite di questo gioco. Creepy, 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 pronto, pronto, Creepy, mi senti? Bene, allora ascolta, vieni immediatamente al museo di Zefiropoli, immediatamente, hai capito? Sì, calmati, sembra tipo Barry di Sinnoh, tipo vieni, 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 ti do una multa di 166 poké venduto. Ok, ciao Nardo, è stato un piacere. Do un'altra occhiata qui dentro, non mi fido di quello che dice Gekis, vai tu al museo di Zefiropoli. Signori miei, per chi non avesse giocato a Pokémon Nero, andiamo a Zefiropoli. Vi ricordate quella pietra che era nel museo per motivi apparentemente sconosciuti, ma solo perché era molto bella? Ecco. Tutti al gran completo. Tutti più cagacazzo del gioco. Nardo mi ha detto cosa è successo. Mi dispiace, Creepy. A quanto pare la situazione è piuttosto seria. Ciao. E questa? Oh, ma non è la vecchia pietra trovata nel deserto della quiete? Esatto, che sia davvero un Pokémon drago.
Da un'ispezione della Torre Dragospira sono stati trovati reperti che risalgono allo stesso periodo del Chiarolite. Ho fatto io queste... Ah, no, lo devo dare una voce strana. Ho fatto io queste ricerche! Sei un genio! No, sei un genio, come sempre! È una fortuna che quelli del Team Plasma non abbiano notato la vecchia pietra. In effetti, a ripensarci, avevano cercato di rubare il teschio del drago nella speranza di far rivivere il Pokémon drago leggendario. Creepy, prendi, l'affido a te. Aspetta un attimo, Creepy. Prendendo questo chiarolite ti impegni anche ad affrontare N nel caso dovesse succedermi qualcosa. Accetti questa condizione, ovvio, caro mio Super Saiyan di terzo livello. Hai preso la tua decisione, va bene. Perfetto, se sarà necessario... No, è Aloe questa, io confondo i personaggi quando sono troppi. Se sarà necessario, questo chiarolite proteggerà un futuro di verità in cui continueremo a vivere insieme ai Pokémon. Creepy, abbine cura. Che bella animazione. Ok, perfetto. Ora dobbiamo scoprire come... Basta, mi sono rotto le palle. Chissà come risvegliarlo. E ragazzi... Ma certo, che gran colpo di genio. È vero, non ci avevo proprio pensato. Creepy, dobbiamo andare a Boreadupoli. Il capopalestra di Boreadupoli usa Pokémon di tipo drago. Saprà sicuramente dirci qualcosa. Esattamente. Tu giustamente hai già volo e hai la fortuna, mentre noi invece siamo poveri e non possiamo andare a Boreadupoli. Che idea! Aristide di Boreadupoli ci fornirà sicuramente qualche indizio. Creepy, non dimenticare mai che i Pokémon sono sempre con te. Grazie. Ecco, se c'è una cosa della quinta generazione che non mi piace sono tutti questi moralismi sui Pokémon che sinceramente non capisco. Mi avete rotto il cazzo, voglio andare a Boreadupoli, fatemici andare. Anche perché ragazzi, Boreadupoli in questo gioco qua è una città molto bella. È per questo uno dei motivi che mi fanno apprezzare di più nero rispetto a bianco. Perché in bianco Boreadupoli è molto diversa, è una città molto più campagnola, molto meno moderna. Mentre invece in nero 2 è una città... è una città con i controcazzi, insomma. Comunque, prima di concludere questo episodio, ragazzi, ci andiamo a fare la cattura alla palude di Mistralopoli, sperando di ottenere un Pokémon che si possa evolvere. Grazie. Ok, prendo una Ultra Ball giusto per averne 20, un sorso di droga e andiamo. Signori miei, veramente, se non mi capita un Pokémon decente, io, non lo so, bestemmio. Percorso 8. Forza. No, niente, balza, eh. E allora ce la giochiamo così. Forse non si possono catturare i Pokémon, potrebbe essere anche un'idea. Poi lì c'è lo strumento, lo andiamo a prendere. Ah, lol. Ok, giusto, me l'ero dimenticato effettivamente. Dai, vieni fuori, infame. Non star nascosto nell'acqua. Ti devo gettare il pane per farti venire... Il verso. Lo conosco. No, sì, l'ho già preso. Meno male, Gesù, grazie. Ok, sei un Pokémon che non si può evolvere, ragazzi. Non lo riprendo un'altra volta. Non avrebbe senso. Via da quest'acqua maledetta, fatemelo catturare qua il Pokémon. Ok, ti prego, e stavolta dal verso sì. No, non dirmi che è Frillish. Timbur, sì! Sì, godo, Timbur. Godo, ragazzi, godo. Godo tantissimo. Io non lo indebolisco neanche morto, io lo catturo così. Ce l'ho una Velox Ball a Muzzo, no. Ultra Ball, prendilo. Sì, godo, vediamo il tipo. Vabbè che lo... Fuoco, ma non è importante, lo evolviamo subito e lo cambia. Sì, ragazzi. Vedremo che in cosa si evolverà nel prossimo episodio. Ole, allora, andiamo a prendere quello strumento là. Sì, godo, finalmente un'evoluzione. Interessante, Eterelama. Sì, sono felice, cazzo, sono felice. Magari poi si evolve in una merda, ma almeno sono felice. Oh, Gesù. E poi si evolve di nuovo in Conkeldurr, perché si evolverebbe tramite scambio, ma io queste cose qua le ho argutamente rimosse. Bene così, curami Pokémon anche se non so quanto bisogno ce ne sia. E andiamo a vedere un po' le mosse e le statistiche di questo Timbur. Allora, sposta Pokémon. Sbadiglio, vento in coda, osso merang, mazzuo legno. Non mi piacciono troppo, devo essere sincero.
Statistiche nemmeno. Ok, non sia mai. Non sia mai che un Pokémon figo debba avere delle statistiche di merda. Signori miei, detto ciò, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se è così, vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale. Mi raccomando, rimanete sintonizzati perché nel prossimo episodio evolveremo Timbur. Passate dai social che trovate in descrizione, rispondete alla domanda del giorno, fate tutte le solite cose. E detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.